terzo giorno di occupazione, continua la sua lotta per creare un luogo di incontro e di creazione di spazi sino ad ora inesistenti e di alternativa a quelli a fini di sfruttamento economico. Nell'assemblea odierna sono stati discussi argomenti riguardanti le problematiche dell'immediato futuro del Tiburzi. È stata approvata una mozione nella quale si esprime la volontà di non arrivare a uno scontro netto e duro tra gli occupanti, il proprietario e le autorità. Per poter ottenere questo risultato sarà fatta una proposta di incontro e dialogo tra le parti interessate. La nostra richiesta, di fronte all'impegno del Comune di creare una struttura alternativa a quella tutt'oggi occupata, è di ottenere la concessione di questo spazio sino al momento in cui, in tempi ragionevoli, sia possibile utilizzare quella proposta dall'amministrazione. Tutto questo senza contravvenire alle esigenze e interessi del proprietario del fondo, visto che la struttura presa in esame è a tutt'oggi bloccata per problemi legali. Altro motivo di discussione è stato quello relativo alla lotta all'eroina. Siamo al Tiburzi, al CSA Tiburzi, centro sociale autogestito. I ragazzi stanno lavorando per approntare un palco perché sabato sera, dopo cena, ci saranno dei gruppi che vengono da Udine, da Firenze, da Siena, gruppi che fanno musica giovane, che saranno qui per inaugurare ufficialmente questo centro. Una inaugurazione sofferta, quasi agonizzante, diciamo, perché nel momento in cui il centro Tiburzi apre ufficialmente ci sono problemi talmente grandi che rischiano di doverli far uscire di scena subito, da questo stabile perlomeno. Ecco, siamo arrivati nel locale dormitorio, i ragazzi hanno ripulito e messo a posto questa stanza che è piastrellata, chiudendo alla meno peggio le finestre, quelle che ci sono, hanno portato delle brande, hanno portato i sacchi a pelo. Qui ogni notte dormono circa 20 persone, arrangiate come si può, ma per presidiare il locale. È abbastanza pulito tutto sommato, perché hanno fatto il possibile, c'è anche un tappeto fra i letti, non si può pretendere di più. Ecco, vogliamo andare a vedere, la stanza si prolunga dall'altra parte, dove ci sono ancora brande con materassi, sacchi a pelo, un letto matrimoniale, una stanza aggiunta.